importante. Darei subito la parola a Tezeta Abraham. Tezeta Abraham, benvenuta, questo è il modo di darti subito il benvenuto. Grazie. Di darti subito la parola. Salve. Oddio. È un'attrice, è una modella, è di origine eritrea. Etiope. Etiope, perdonami. No, figuri. Le diamo il benvenuto in questa nostra assemblea. Io per spiegare rapidamente, mentre con Don Mazzi giustamente non ho osato il tempo, a voi chiederei invece un po' di tempi certi, perché la nostra giornata è lunga, vogliamo ascoltare anche tanti che sono venuti. Voglio dire che gireranno nell'assemblea dei foglietti per segnarsi e richiedere gli interventi, vi pregherei di farlo così poi quando si apre il dibattito possiamo aprirlo. E i temi di questa nostra tavola rotonda, avevo chiesto al professor Becchetti, che ci raggiungerà, di parlare della economia circolare, ad Angela Silvestrini, che è una demografa, di parlarci invece della demografia, e a Maria Cuffaro, che conoscete, giornalista Rai, di parlarci invece dell'informazione nel tempo che stiamo vivendo, e a Tezeta di parlarci di quelli che a noi ci piace chiamarli i nuovi cittadini, diciamo, ma anche un po' di quello che vuoi e della tua esperienza. Grazie. Grazie. Wow, che responsabilità. Comunque comincio io. Grazie di avermi invitata in questo contesto. Io sono qui perché parlando con Mario Giro, che non vedo più in questo momento, però che naturalmente è scappato quando tu hai preso la parola, no, è qui fuori. Esattamente. Con lui si parlava lo scorso anno di fare una sorta di campagna di sensibilizzazione sull'onda dell'aiutiamoli a casa loro, perché io un po' ci credo a questa cosa, essendo nata in Africa, a Djibouti in realtà, si voleva un po' parlare delle possibilità che ci sono in Africa, per fortuna, e quindi cercare di sfatare un po' questo mito, questo falso mito di tutti gli africani che vogliono venire assolutamente a vivere in Europa, senza poi in realtà parlare di tutte le prospettive politiche, economiche, che invece per fortuna ci sono in questo momento. Io poi sono etiope, quindi diciamo che nell'ultimo anno soprattutto abbiamo potuto assistere a un governo veramente diciamo rivoluzionario per noi nel Corno d'Africa. Però poi cosa è successo? Che la scorsa estate io sono rimasta molto bloccata quando ho visto la situazione 18, io come credo diversi italiani, perché mi sono resa conto che la narrazione stava cambiando in maniera prepotente, e quindi quando stavo cercando di fare questa petizione per sensibilizzare, per scoraggiare anche un po' le partenze giù dal paese, per mettere in qualche modo al corrente i migranti dei pericoli che corrono, dei rischi proprio della vita che rischiano andando nei barconi, per cercare in qualche modo di fare una politica di visti diversa, insomma, perché io poi sono arrivata nel 90 e sono arrivata con l'aereo, e effettivamente nell'ultimo anno io stessa sono rimasta un po' poco felice, insomma, di quello che sto vedendo mediaticamente. E mi vorrei un attimo riallacciare al discorso di Don Mazzi, del padre. Anche io non ho un padre, cioè mio padre è vivo, però ha scelto di non prendersi cura di me, e quindi anche se il discorso di Don Mazzi era molto lungo, ho in qualche modo riflettuto sulla mia sensazione di quest'ultimo anno di sentirmi doppiamente rifiutata, non solo da mio padre ma anche da questo paese. Quindi io sono molto critica in questo momento verso la sinistra tutta, cioè nel senso una certa sinistra che non riesce a fare delle politiche di un certo tipo di investimento, perché io sono stata straniera in questo paese, sono nata immigrata, ho avuto
diciamo, nella sfera delle irregolarità nel mio curriculum, veramente ne ho ricoperto. Io sul mio certificato di nascita c'era scritto rifugié, perché mia madre era scappata dall'Etiopia durante la dittatura di Mengistu e mi ha partorito a Gibuti. Quindi io veramente sui miei documenti sono stata profuga, immigrata, vivevo col permesso di soggiorno e poi finalmente da 10 anni a questa parte anche cittadina italiana. Però anche se sono cittadina italiana, ovviamente sono una ragazza nera, e quindi quando cammino per strada o quando accendo il telegiornale mi rendo conto che c'è veramente un lavoro molto molto lungo da fare in questo paese, che purtroppo non è stato fatto in precedenza dalla sinistra, e ovviamente in questo momento c'è chi cavalca l'ignoranza che c'è purtroppo in questo paese. Quindi io vorrei chiedervi se fosse possibile innanzitutto parlare degli immigrati non come degli sfigati, ma come una forza economica, nel senso che io sono arrivata in questo paese e sicuramente lo sono stata un peso per questo paese, no? Però oggi pago un sacco di tasse, ok, come molti italiani, quindi quando io guardo il mio conto corrente mi rode parecchio, perché vedo i soldi che vanno solo verso le tasse, e io so di non essere non solo un peso per questo paese, so di contribuire a questo paese. Ebbene, nell'ultimo anno ho ricevuto anche messaggi critici nella mia pagina pubblica di ignoranti italiani che mi dicevano: non abbiamo bisogno delle tue tasse, vai a pagarle dal tuo paese. Ora io credo che in un paese dove il vero problema sia l'evasione fiscale e non l'immigrazione, credo che ci sia un problema di fondo, dove innanzitutto bisogna cominciare a parlare dei problemi reali di questo paese, che sono l'economia, che è bloccata e ferma per italiani prima di tutto e per stranieri poi. Quindi veramente di cercare di parlare dei problemi in maniera centrata e non strumentale, come ormai siamo abituati a sentire parlare degli stranieri da sinistra e da destra, solo ed esclusivamente come un problema o come per strumentalizzarli in qualche modo, mai visti come persone che hanno il diritto di vivere dignitosamente la propria vita, di pagare le tasse. Quindi veramente io vorrei chiedervi in questo dibattito, sì, di parlare dell'Italia e degli stranieri non come subordinati, diciamo, al benessere italiano, ma veramente come non solo una necessità dell'Italia, ma quando vedo, io non sono proprio molto esperta di economia, però insomma mi interfaccio, vedo le start-up che nascono in Europa e nel resto del mondo, e non capisco come mai non si ha il coraggio di investire sugli italiani e sugli stranieri in questo paese. Questa è la mia domanda principale quando sono venuta qui. La mia testimonianza invece di italiana e di straniera è quella che il clima si è fatto veramente insostenibile per quelli che hanno un vissuto anche da stranieri, e che credo l'Italia ci debba in qualche modo delle risposte, diciamo, un pochino più di un certo tipo, di un certo spessore, non di strumentalizzare gli stranieri sempre e comunque. Questo, grazie. Grazie. Grazie molto, Tezeta, e quello che tu dici